In questi giorni sono in programma i congressi provinciali promossi da quelle forze politiche che puntano a generare una nuova proposta unitaria della sinistra. A Rimini convergeranno queste proposte con i loro delegati per dar vita al congresso nazionale che si terrà dal 17 al 19 febbraio. Per la provincia di Pisa l'appuntamento è stato dato al circolo Arci di Putignano. Per Livorno invece i lavori dibattimentali sono programmati per domenica 5 al centro Rodari di Rosignano Solvay. C'è l'ottimismo a voler dar vita ad una nuova federazione delle molteplici idee della sinistra da far convergere nella fondazione di Sinistra Italiana. Alle spalle c'è il ricordo fallimentare di una precedente federazione nata nel 2008 e frantumatasi di nuovo 4 anni dopo, cioè 4 anni fa, un'epoca fa. Ora si vive il crescere di percorsi politici nuovi che vengono criticati come populisti dalla Lega al Movimento 5 Stelle, dove vanno convergendo quelle percentuali di elettori ondivaghi che vanno anch'essi però estinguendosi. Ma se da più parti si evidenzia che c'è bisogno di una barriera difensiva al modello dirompente del liberismo più smaccato, come mai non c'è sensibilità né da parte del vecchio bacino elettorale né tantomeno dai giovani? Lo abbiamo chiesto al garante del congresso per il territorio di Pisa, Carlo Scaramuzzino. Ecco, intanto voglio dire che nel nostro partito che sta nascendo in queste ore un terzo degli iscritti ha un'età inferiore a 35 anni e questo ci conforta, c'è una attenzione diversa, nuova, importante che speriamo sia di buon auspicio. All'interno del grande bacino elettorale della sinistra che si è manifestato tutto in occasione del referendum contro la riforma costituzionale sbagliata, c'è fermento e discussione proprio in questi giorni. L'importante è lavorare per costruire e quindi ragionare come forza di governo, avendo però chiaro un punto. Noi nasciamo sul principio, il concetto base dell'alternativa, non di alleanze inconcludenti, ma un concetto di alternativa alla politica sbagliata contro i lavoratori, contro i ceti più deboli che è stata praticata in questi anni, su cui la sinistra può dare una grande mano e può essere anche unita. Specializzato nelle attività di ricerca. È stata consegnata ai vigili del fuoco di Pisa la Torre d'Argento da parte dell'amministrazione comunale in una cerimonia istituzionale. Ovviamente diciamo l'oggetto del ringraziamento, del riconoscimento e l'impegno, l'attività svolta dai vigili del fuoco del comando di Pisa insieme ad altri comandi toscani a Rigopiano in occasione purtroppo del disastro creato, prodotto dalla Slavina. Comandante Ugo Danna, che cosa significa per voi? Ma è un bel riconoscimento, è una cosa importante perché queste cose aiutano a progredire nel lavoro, a andare avanti anche se qualche difficoltà c'è, e aiutano a superarle davvero di slancio. I ragazzi sono rimasti tutti molto contenti ed è una cosa davvero bella e che fa molto piacere. Emozione? Sì, credo che si veda anche dal mio viso che siamo stati piuttosto emozionati, sia nei momenti concitati dell'intervento, sia nelle fasi dell'intervento, sia anche adesso. Sindaco Filippeschi, in occasione istituzionale ci sono tutti, anche alcuni parlamentari. Che cosa vuol dire avere diciamo, simili persone anche sul nostro territorio? Beh, intanto significa riconoscere una altissima professionalità e una grande dedizione da servitori dello Stato. Non serve dire del pericolo in una situazione estrema e della capacità dimostrata, soprattutto si deve dire dell'emozione data a un paese intero che ha visto funzionare questa parte essenziale del sistema di protezione civile rappresentata da operatori dei vigili del fuoco del nostro comando e di altri comandi toscani. Quindi la Torre d'Argento, che è il riconoscimento più importante che si può dare, va a merito di una collaborazione e di una capacità di integrazione di sistema che in particolare nella nostra città sono state messe alla prova in tante occasioni, ma che nel caso della provincia di Pescara e di quel luogo dove purtroppo è accaduto questo disastro, hanno dato il senso di un paese che ha grandi e valide eccellenze. Sì.
storie in movimento, visioni a confronto nell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. Questo è il titolo, il tema di un convegno che si è svolto nei locali dell'ex convento dei Cappuccini a Pisa. A promuoverlo la Società della Salute dell'area pisana insieme ad altri soggetti. Presidente Capuzzi, un'occasione per riflettere su questo tema sempre più attuale, sempre più scottante. Qualche teoria, qualche ipotesi per risolvere il problema sul territorio c'è? Soluzioni immediate no, ci vorrebbe la bacchetta magica, però stiamo lavorando tanto. Intanto il dato: noi siamo passati nel 2015 ad avere 72 minori, nel 2016 ne avevamo già 144, quindi un numero assolutamente in crescita, ma questo non ci deve impedire di fare dei ragionamenti soprattutto di prospettive di integrazione. Quali sono gli strumenti che abbiamo provato a mettere in campo? Un progetto Animos gestito dalla cooperativa Il Simbolo, che è un piccolo appartamento, non tanto piccolo, che permette l'accoglienza di ragazzi dai 16 ai 21 anni, quindi minorenni e maggiorenni, con una prospettiva quindi vera e quindi un'opportunità. Il secondo progetto è Percorsi, fatto in collaborazione con la cooperativa Aforisma, che permette l'integrazione sociolavorativa di 20 ragazzi. Questo per dire cosa? Che l'integrazione si fa esclusivamente con atti e con gesti concreti. Noi abbiamo bisogno però oggi non tanto anche di risorse in più, ma di strumenti normativi nuovi, perché ovviamente abbiamo difficoltà a dare una prospettiva, un'opportunità ai ragazzi che arrivano, e se non gliele diamo rischiamo di trasformare un'opportunità di welfare e quindi sociale in un elemento di insicurezza, e questo non ci piace. Prosegue l'impegno della Fondazione Pisa nei settori del volontariato, filantropia, ma anche attività culturali. Prosegue anche per quest'anno però con delle novità. Presidente Claudio Pugelli, quali sono? Allora, la novità essenziale è quella nell'ambito delle attività culturali. Noi ogni anno di questo periodo emaniamo degli avvisi rivolti alla collettività per sollecitare la produzione di progetti, idee, iniziative in questi settori che lei ha citato. Per quanto riguarda le attività culturali, da quest'anno sperimentiamo il coinvolgimento della Fondazione Palazzo Blu, che ricordo essere la nostra fondazione di scopo per le attività culturali in genere. Questa fondazione sta operando da circa 10 anni e sta riscuotendo dei risultati di ottimo successo, documentati e documentabili, e quindi abbiamo pensato quest'anno di coinvolgerla nella selezione e valutazione dei progetti che arriveranno dal territorio, anche allo scopo di tentare un coordinamento sia temporale che di materie, argomenti e di contenuti che possano essere posti all'interno di una sorta di calendario che non consenta sovrapposizioni o addirittura duplicazioni. Cosimo Bracci-Torsi, presidente della Fondazione Palazzo Blu, quali saranno i criteri, come dire, di selezione o comunque di coordinamento che svolgerete appunto in questo compito? Cercheremo di avere una funzione un pochino più attiva, nel senso che ci interessa avere un panorama di quelle che sono le idee e le proposte, quindi in una maniera più semplice, in modo da poter poi approfondire e selezionare quelle che hanno la possibilità di inserirsi in un palinsesto più generale, questo naturalmente senza minimamente limitare l'autonomia di ciascuno, perché poi ciascuno resta libero di fare quello che vuole, ma crediamo che un maggiore coordinamento nella comunicazione, nella scelta dei calendari, nello scambio di convenzioni per le biglietterie possa essere senz'altro utile. La Chiesa della Spina a Pisa si apre alle opere di Giuseppe Viviani dopo l'allestimento a Palazzo Lanfranchi, una mostra particolare qui più improntata sulla vita dell'artista. Assessore Andrea Ferrante, assessore alla cultura, intanto perché l'avete voluta ospitare in questa splendida cornice? Ma perché desideravamo dedicare a Viviani non tanto una mostra quanto un omaggio, un ricordo dell'artista a 50 anni dalla grande mostra che la città gli tributò un anno dopo la morte
al bastione del Giardino Scotto, e abbiamo pensato a questa mostra come qualcosa che ricordasse della persona anche il suo rapporto con la città, con la marinese, con l'acqua, quindi qualcosa che si snodasse lungo il fiume in grandi punti di attenzione. Palazzo Lanfranchi, ora qui nella chiesa della Spina vediamo una risposta di pubblico già dai primi minuti enorme, siamo molto felici di questo, e poi anche Palazzo Blu, anche a tracciare un percorso lungo il fiume che poi sfocerà a Marina in iniziative di ricordo dell'artista che anche saranno approntate. Tra i curatori della mostra un esperto della figura di Viviani, Nicola Miceli, come si caratterizza? È difficile caratterizzarlo. C'è un Viviani in parte mitizzato da lui stesso, che Viviani per esempio si compiaceva di raccontare di mestieri mai poi esercitati, mestieri particolari come, che so, insomma, funambolo d'un circo oppure palombaro. La quotidianità è per lui un vissuto intenso. I suoi cani, per esempio, che per lui sono una sorta di alter ego. I cani, dice, che hanno gli occhi veramente finestre dell'anima, e gli occhi come finestre dell'anima li dipinge anche, per esempio, sui fiori. Insomma, c'è quindi un animismo nella sua concezione della vita. Tra i curatori anche Alessandro Tosi, in sintesi questo percorso come si può definire? Si può definire un percorso su un artista che ha fatto di Pisa un motivo centrale della sua opera, motivo straordinariamente poetico, che continua a emozionare. Questo è un po' anche l'intento e lo scopo del percorso, appunto, che abbiamo disegnato, cioè offrire questo contenitore straordinario di emozioni, qual era Pisa per Viviani, pisanissimo Viviani, e capace però di diventare altro, di librarsi in una dimensione di straordinaria immaginativa, immaginazione, forza appunto poetica. È stata annullata l'apertura straordinaria delle mura prevista per questo sabato e questa domenica a Pisa. Il cattivo tempo e l'alta probabilità di una pioggia forte e di vento annunciata dall'ufficio meteo della 46esima Brigata Aerea per entrambe le giornate è stata la motivazione alla base della decisione del Comune. Così l'apertura straordinaria gratuita delle mura antiche è stata rimandata a sabato 4 e domenica 5 marzo prossimi. E se il tempo sarà bello è assicurato il successo di partecipazione. Non occorre prenotare, ma presentarsi agli accessi previsti per la passeggiata in quota. Il tutto mentre si aspetta che l'amministrazione comunale trovi un soggetto capace di gestire il monumento. Il percorso sulle mura antiche offre degli scorci spettacolari e inediti. Un punto di vista diverso e nuovo sulla città e l'occasione per riflettere sulla storia di Pisa e soprattutto sul suo futuro. Si scoprono spazi prima abbandonati e ora recuperati e al contempo spazi da recuperare. Si scoprono anche illeciti edilizi come la piscina privata realizzata accanto alla chiesa di San Zeno, che poi è stata fatta chiudere, e allo studio del comune anche la possibilità che le mura possano essere utilizzate come percorso alternativo di collegamento tra i luoghi all'interno della città. Il Pisa pareggia in casa 1-1 con l'Entella, si allunga la striscia positiva. Certo, pareggiare in casa alla luce della classifica e dei punti di penalizzazione magari sarebbe utile capitalizzare l'impegno interno. Ma una partita che poteva anche perdere il Pisa, nonostante che avesse creato i presupposti quantomeno anche per vincerla, perché poi a un certo punto è rimasta in 10 per l'espulsione di Verna, messo fuori dall'arbitro per proteste sul calcio di rigore di Crescenzi su Caputo realizzato dallo stesso centravanti.
insomma in 10 ha creato più occasioni che negli altri minuti dove il Pisa era in 11 contro 11. Poi Ciani, il gol suo deviato dal difensore, ma il merito va all'attaccante albanese che comunque girandosi ha avuto un po' di fortuna, ma ci ha provato e gli è andata bene. Comunque si allunga la striscia positiva, c'è ancora ora un'altra trasferta molto difficile, quella di Brescia fra 7 giorni. Certo è che il Pisa, se vuole tirarsi fuori da questa situazione, deve cercare laddove è possibile di capitalizzare le partite interne. Non sempre è possibile, ci sono anche squadre abbastanza forti come l'Entella che aveva anche la possibilità addirittura di portarsi via l'intera posta. Non è stato così, una formazione iniziale di Gattuso che per certi versi ha optato per Breviline, Manai, Masucci e Gatto, poi ritornando a Santivecchi nell'ultima parte della gara con Mannini esterno, Peralta a piede invertito sulla destra e Ciani, si è ritrovato il Pisa dell'anno scorso. Speriamo che in qualche maniera possa essere anche un segnale per le prossime gare. Sul primo, quando si gioca male, quando si tiene male il campo, a massacrare, però oggi, ma come tante altre partite ben giocate, non prendiamo mai il massimo, ma sono arrabbiato per quello, sono deluso dopo qualche atteggiamento, sicuramente un po' di superficialità, Verne è stato un po' ingenuo per l'espulsione, il rigore siamo mossi da cani, ma sono cose che possono succedere, però tutto sommato squadra che ha creato 4-5 palle gol negli ultimi 12-13 metri nell'area di rigore. E loro giocavano sistematicamente per attaccarci a profondità. I primi 10-12 minuti non siamo mossi in modo corretto, però tutto sommato ho visto una squadra che ha creato tanto e voleva vincere questa partita a tutti i costi. Si è domandato Rino perché una volta rimasti in 10 il Pisa ha cambiato praticamente pelle, entrando puntualmente nella loro metà campo, nella loro area e creando presupposti anche per vincere la partita. Cos'è scattato secondo te? Nulla. Che primo tempo abbiamo creato, l'abbiamo tenuti là. Diego, 2-3 giocate se l'ha inventate Diego, perché ti ha dato superiorità numerica col suo dribbling, ne ha saltato un paio. Sicuramente non ci stavamo là a perdere, ma è stata una partita che la squadra ci aveva il veleno addosso e gli episodi ci hanno un po' condannato, però oggi non posso dire nulla ai miei giocatori. Sarà riservata agli anziani la corsa di centro domenica a San Rossore, è il premio intitolato al grande e indimenticato fantino pisano Silvio Parravani, condizionata sui 1200 metri. Il nostro pronostico va a Vincent Vega, terzo in analoga compagnia al debutto sulla pista a dicembre, alternativa di lusso, Monte Oe in gran forma e su distanza ottimale. Molte le incognite. Rientra Trasteo, cavallo di categoria superiore ma impiegato per la prima volta in percorso con curva. Rientra anche la grigia Sognando la Cometa, terza in listed a fine ottobre, oggi però su una distanza per lei breve. Baltic Histoire rimane su 2 vittorie ma sale di categoria. Nel premio Unione Industriale Pisana Handicap sui 2200 metri per anziani sembra imbattibile Burgraf, quarto nell'unire a Napoli e a suo agio sulla pista e sul probabile terreno pesante. Proveranno a insidiarlo Dratonta, training di Silvia Casati, e il Romito, rientrato dopo un anno di inattività con un secondo posto in Gentleman. Da seguire con attenzione il Top 8 Baruch, che risale da Siracusa dove ha corso con onore ma dovrà superare l'incognita della pista per lui nuova. In chiusura di pomeriggio il premio Gubellini, handicap sui 1500 metri, 12 alle gabbie di partenza. Proviamo con il regolare Rasal Ghetti, che ha vinto in categoria superiore su Casomai, un po' sacrificato al peso, e il vecchio Bonnie Acclamation, dotato di buon finale in caso di corsa tirata. Lotta, ma probabilmente